Amici telespettatori, buonasera, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata, quella di quest'oggi, dedicata al borgo, alle sue problematiche. Qualcuno dice alla crisi, certo la crisi c'è, si vede, si sente, ma dobbiamo anche cercare di creare, di trovare delle soluzioni. Una trasmissione in cui denunceremo certamente quanto non funziona, ma in un'ottica appunto propositiva. Nessuno ha la presunzione di risolvere i problemi, però quantomeno cercheremo di monitorare, di analizzare la situazione. Andiamo subito allora a salutare i nostri ospiti, a cominciare dal dottor Ernesto Deri, rappresenta la maggioranza dell'amministrazione comunale appunto di Taranto, consigliere di maggioranza dell'IDV, già delegato alle problematiche delle aree demaniali e componente della commissione attività produttive e quindi ovviamente come dire andrà a nozze con la tematica di questa sera, ma parleremo anche delle tasse che soffocano i commercianti, gli operatori commerciali. Non a caso Ernesto Deri è presidente della commissione consigliare bilancio. Alla mia sinistra Alberto Mosca, vicepresidente di Confcommercio con delega al commercio. Buonasera. E ancora alla mia destra Giovanni Geri, presidente di Federmoda. Salvatore Caffiero. Buonasera. Buonasera Geri. Salvatore Caffiero, presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio e dulcis in fundo, buonasera. Last but not least, Marcello Perri, presidente settore Orafi di Confcommercio. Buonasera. Allora, io partirei ovviamente subito da Alberto Mosca, di modo che potrà dare il là, diciamo, alla trasmissione e poi ovviamente l'amministrazione comunale per bocca di Ernesto Deri potrà chiaramente replicare. Il borgo vive certamente, Mosca, un momento difficilissimo. Vediamo attività storiche del borgo, del centro, che chiudono i battenti. Il borgo si svuota sempre più, si desertifica e anche a occhio nudo purtroppo diventa sempre più simile alle periferie. È vero, questo momento qua è un momento abbastanza, diciamo, pesante per quello che riguarda le attività commerciali del borgo. Chiaramente una serie di fattori possono anche incidere su questa determinazione, partendo dai parcheggi, partendo da quelle che sono le tassazioni che la città di Taranto ha come livello, che è un livello piuttosto alto, e quindi incide e influenza quelle che sono le chiusure delle attività. La desertificazione che si sta vivendo nel borgo poi è anche il fattore che ci sono molte strade che in questo momento stanno in un certo senso venendo disattese, perché avere una strada che possa presentarsi in un certo modo non è piuttosto facile. Si sta chiaramente andando verso un fatto di prediligere a volte una zona anziché un'altra. Oggi veniamo a sapere addirittura che in Regione il 15 marzo si andrà a riparlare nuovamente dell'ampliamento di Auchan. Queste cose qui... È sempre un pericolo incombente. Esattamente. Quando sembra che, come dire, il vulcano sia completamente spento, ecco che l'eruzione riprende. Qualcuno tira fuori dal cilindro un'altra volta questo problema che sembrava, come dici tu bene, sembrava già... Questo, certo, mi senso, perdoni Mosca, questo antico Sircom è sempre incombente. Esattamente, perché poi sono bravi a ripresentare il progetto in qualche altro modo, sotto un'altra veste, lo trasformano, ma la sostanza è quella. È quella dove si va a prediligere praticamente strutture di questo, diciamo, di questa importanza, andando totalmente a disattendere quelle che sono invece anche gli indirizzi che altre persone stanno dicendo, che è quello di riportare nel borgo, in quello che è la parte storica del borgo umbertino, un qualcosa che deve essere invece seguito
che va dagli immobili, dalle strade, a tutta una serie di servizi che ha bisogno un borgo a livello storico per far sì che possa riappropriarsi una certa valenza commerciale che in questo momento sta soffrendo. Certo. Io direi di fare un'altra cosa. Prima di dare la parola a Diri, io sarei di questa idea. Raccogliamo le istanze della base, degli operatori commerciali, di modo che poi Diri potrà avere una maggiore, potrà rispondere meglio alle problematiche. E allora, Giovanni Geri, presidente di Federmoda. E, secondo il suo giudizio, è vero che c'è la crisi, che la crisi potrebbe avere una serie di cause, di concause nazionali, e si potrebbe anche poi ampliare, dilatare il discorso ed arrivare sino alla famosa alla congiuntura. Ma secondo lei un'amministrazione comunale, un ente civico, cosa avrebbe potuto fare e non ha fatto, e cosa potrebbe ancora fare? Perché, ripeto, il Borgo Umbertino, che è il cuore pulsante, il centro storico e il biglietto da visita di una realtà cittadina, proprio quella che dovrebbe essere una perla, diventa paradossalmente il tallone di Achille. Cosa dovrebbe fare un'amministrazione? Beh, io credo che una cosa importante per il comune è quello di farci prima di tutto i parcheggi, che purtroppo c'è una mancanza di questo prodotto, diciamo. Poi l'altra cosa importante è abbassare un po' le tasse comunali, che sono abbastanza stringenti e soffocanti, quindi è veramente da far paura. Poi il resto, diciamo, un po' la pressione fiscale, che dipende tutto dallo Stato centrale, che ci danneggia notevolmente. L'IVA che è aumentata, tutte queste cose qua creano questa crisi paurosa che esiste nel commercio, che anche se Renzi dice c'è ripresa, però noi non vediamo questa ripresa, non la vediamo assolutamente per niente. Quindi. Anche perché poi noi, vedendo anche dei dati relativi alla situazione economica, sì, la crisi è in tutta la Puglia, però Taranto soffre terribilmente. Molti dicono è la situazione dell'Ilva, la crisi dell'Ilva, che poi ha i suoi riverberi, ma io penso che il discorso sia un po' più ampio, e probabilmente, sicuramente, poi ne parleremo ampiamente con Deri, l'amministrazione in molti casi, questa è una mia opinione, ha lasciato soli gli operatori commerciali, li ha lasciati terribilmente soli. Diciamo che noi siamo stati fino a poco tempo fa Ilva dipendenti, diciamo. Taranto dipendeva dall'Ilva, dall'arsenale, da tutte queste strutture qua. A livello di imprese industriali ne abbiamo poche, a livello più di privati e roba del genere. Pertanto, con la crisi dell'Ilva, con la crisi dell'arsenale, roba del genere, è chiaro che questa crisi si sente ancora di più da noi, che certo, è paurosa. Certo, però, che se zone centrali del Borgo Umbertino non vengono riqualificate, non vengono adeguatamente illuminate, dico proprio il minimum, è chiaro che un commercio già in sofferenza diventa ancora più agonizzante. E andiamo da Salvatore Cafiero, presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio. In più occasioni i giovani imprenditori di Confcommercio hanno denunciato le situazioni, hanno, democraticamente, in maniera costruttiva, cercato un dialogo con l'amministrazione. Ricordo alcune iniziative, una per tutte, quella dinanzi al Teatro Fusco, con anche una rappresentazione teatrale, se non ricordo male, c'era l'assessore Scasciamacchi, assessore alle attività produttive. A che punto siamo, Cafiero? Voi ho l'idea che siate una vox clamans nel deserto. A che punto siamo? Si sente il rimbombo delle vostre parole. Si sente il rimbombo delle nostre parole. La cosa non ci fa piacere, perché alle domande e ai quesiti che abbiamo posto avremmo preferito ricevere delle risposte celeri, solerti, e qualche indicazione temporale c'era stata anche data, ma come usuale oggi è stata disattesa. Tornando a quella che è la crisi che oggi sta investendo il Borgo di Taranto in particolare,
Credo che questa crisi, oltre alla crisi di sistema, alla crisi dovuta alle mancanze di certezze derivate dal caso Ilva, sia una crisi di attrattività che il nostro borgo sta vivendo. Noi proprio per questo abbiamo fatto quella manifestazione davanti al Fusco il 19 giugno, perché riteniamo che oggi sia importante e fondamentale riempire il nostro territorio cittadino, oltre che di negozi, con un'offerta qualificata, e in questo mi sento di dire che Taranto è seconda a poco nel meridione, riesce a dare davvero un'offerta ampia, variegata e qualificata. Ma oggi credo che l'utente non abbia, cioè abbia altre necessità oltre quelle dello shopping. Quindi per riportare a vivere il centro città e il borgo di Taranto ci sia bisogno di altri attrattori. E ritorno sul Fusco e faccio un riferimento a Palazzo degli Uffici e faccio un riferimento ad Arena Artiglieria, su cui si sta discutendo tanto, perché poi i servizi sono importanti. Come si sta discutendo tanto, ma da tanto tempo, del parcheggio di scambio in zona Cimino. Perché se a Taranto oggi... Per il quale ci sono ancora ritardi su ritardi. Ci sono ritardi su ritardi, ci sono strutture già create che sono abbandonate lì a se stesse. Non vorrei dovessero fare la fine che ha fatto il Gambaro ultimamente. Perché poi bisogna porre l'attenzione anche su questo. Quelli sono soldi pubblici spesi che poi per colpa di poca attenzione, per strutture che vengono lasciate lì, rischiano di finire in mano agli incivili e di fare la fine che ha fatto il ristorante al Gambero, la struttura dove era il ristorante al Gambero. Mi perdoni Cafir, io penso no, al Gambero, una struttura, una location magnifica, invidiabile, se fossimo con una storia, qualcosa di, cioè io penso che se poco poco no, altre città italiane, non dico europee, di altra parte d'Europa, ma italiane, avessero una realtà del genere, ma io penso che lì si creerebbe un fermento di iniziative pauroso, si farebbe la guerra per accaparrarsi il Gambero. Ma Batte, non è solo il Gambero. Cioè, dico per dire il Gambero, tanto per dirne come una. Come per Baraccamenti Cattolica, come per tante strutture che il Demanio ha restituito alla città e che la città ancora non è in grado di riaprire. Cioè Taranto sta diventando la città del meglio tardi che mai. Ma in questo meglio tardi che mai ci sono tante vittime e alla fine non so se saremo in grado di contarle tutte. Penso, ora arriverà il suo turno, Diri, parlando di occasioni perse, io penso, per esempio, parliamo di commercio, alla opportunità che si sarebbe potuta concretizzare attraverso l'acquisizione dell'isola di San Paolo. Immaginate la ricaduta economica che ci sarebbe stata per l'isola di San Paolo. Immaginate le navette che partono dal borgo, Landi e Rivieni, esatto. E noi avremmo una piccola Capri, una piccola Capri, infatti. Si perdono. Ora andremo avanti, poi sentiremo. E allora Marcello Perri, presidente della categoria Orafi di Orafi e Gioiellieri di Confcommercio. Un settore prezioso, indubbiamente, però la crisi la si nota anche lì. È vero. E dovrebbe essere, come generalmente, dire... Generalmente, quando si parla di attività di gioielli... Un piccolo suggerimento, sì, televisivo, deve guardare quando in favore di telecamera. Sì, grazie. Quando si parla di attività di gioiellieri, gioiellerie, si pensa che per noi le cose vanno a gonfie velo, vanno bene, perché trattiamo effettivamente un metallo, un'attività che fa gola ed è un metallo prezioso, che è un'attività diciamo negli anni e nei trascorsi remunerativa e sotto l'aspetto commerciale di primaria importanza. Però le devo dire, Luigi, non è tutto oro quello che luccica. Ah, è il caso proprio di dirlo. È il caso proprio di dirlo, perché di Farune. La crisi chiaramente investe pure noi, il settore chiaramente, anche perché da quando si evince dai ragionamenti fatti sinora, la crisi ha attanagliato tutti, tranne una fascia alta dei benestanti che chiaramente pare che continui a fare i profitti e le sue cose. Il ceto medio è sparito, era quello che per quanto ci riguarda attingeva ed era... Speriamo fare la fine del Brasile, dove ci sono i ricchi ricchi e i poveri poveri. E quindi la fascia media è sparita, la fascia povera, che non è stata mai un cliente diciamo molto fidelizzato per noi, perché chiaramente ha fatto sempre
i conti a fine mese per arrivare a fine mese per tutto il resto delle prime necessità, per cui noi siamo nella stessa bufera e nella stessa attività e nelle stesse condizioni dei colleghi che mi hanno preceduto. Però io volevo dare un contributo su quello che è l'aspetto della città, del borgo in generale, e mi soffermerei principalmente anche sul decoro urbano, sui negozi nei centri più belli della città, che sono non solo chiusi ma deturpati dai vandali. Ecco, io le dico una cosa, io penso, no, a via Principe Amedeo, via Mazzini, io adoro Napoli, via Pupino, le dico, sembra Forcella, stare a Forcella, e lo dico con l'amore immenso che ho verso Napoli. Ora, per queste anomalie, io dico che il comune, un'amministrazione comunale, che chiaramente pure loro fanno i conti con le poche risorse che hanno, ma almeno il minimo indispensabile, il decoro urbano per esempio, mantenere alcune strade pulite, i cassonetti dove ci si ammassa, il minimo della vivibilità, ma questo dappertutto, non solo nel borgo, ma a maggior ragione il borgo, che come dire, okay, lo specchio, e che la Deri, ne ha sentite di cotte e di crude, non c'è bisogno che le faccia domande, perché ovviamente al limite posso aiutarla a memorizzare, ecco. Dunque ci sta parecchia carne al fuoco, adesso cerchiamo di rispondere più o meno agli interventi che mi hanno preceduto. Partiamo dalle questioni che riguardava quello che diceva prima Alberto Mosca, il progetto Circo, la grande distribuzione, soffocare il piccolo commercio. Allora, come sono arrivate le sollecitazioni, oltre che da Confcommercio, anche da tutte le altre associazioni, quindi dalla Confesercenti, CNA, nelle varie riunioni che noi abbiamo fatto, come Alberto sa bene perché ci ha partecipato, siamo riusciti come comune a stoppare, quindi nonostante che ci fosse stato anche un intervento di ricorso da parte delle gallerie Auchan, però siamo riusciti perlomeno a tamponare all'epoca quello che si paventava, un Circom 2. Adesso vedremo quello che accadrà prossimamente, quando si presenterà di nuovo questo problema, lo affronteremo. Il nostro indirizzo non cambia, è quello, voglio dire, cercare di rivalutare sempre di più il borgo, perché nell'acquisizione delle aree demaniali, che si faceva prima riferimento, parecchie aree di proprietà della Marina, passate poi al demanio regionale e poi finalmente tornate al comune, noi abbiamo l'ex arena artiglieria, il parcheggio che abbiamo realizzato di quello di 32 posti in via Ammiraglio Pacorè, i baraccamenti cattolica, quindi sono tre grossi insediamenti che stanno, diciamo, tra via di Palma, via Leonida e appunto via Ammiraglio Pacorè, quindi nel borgo. Ecco, quindi noi l'interesse da parte dell'amministrazione è quello. Palazzo degli Uffici fu fatto un project financing. Chi aveva partecipato, e quindi ci avrebbero ristrutturato quello che era il Palazzo degli Uffici, purtroppo è stato interessato da indagini della DIA, abbiamo dovuto bloccare anche lì perché sembrava che una ditta avesse avuto dentro. Sembra la storia infinita, mafiose. Mi dà l'idea quasi della Sagrada Famiglia di Barcellona. Però Luigi, bisogna dire le cose così come stanno, così come anche emerso gli interventi. Quando Taranto aveva l'Ilva che aveva 40.000 dipendenti diretti, solo l'Italsider, più tutto l'indotto, più l'arsenale che non era ancora in crisi, cioè è chiaro che una marea di lavoratori dipendenti hanno contribuito affinché ci fossero questo commercio, diciamo che negli anni 70, negli anni 80 c'è stato questo boom. Chiaramente quando va in crisi l'arsenale, non fanno più assunzioni, non c'è più turnover, man mano che vanno in pensione non ci sono più lavoratori. L'Ilva, lo sappiamo, è passata da 40.000 dipendenti diretti a 12.000 dipendenti.
Il consumo, il rilancio del consumo si fa con il lavoro, cioè se c'è il lavoro, se ci sono lavoratori dipendenti, così si incentiva il consumo. Ecco. C'è una gravissima mancanza di attenzione alla redistribuzione della ricchezza, ecco, però, perché come diceva prima, prego. Diceva correttamente... Completiamo il discorso per poi attività di lusso, no? Pensiamo alle macchine di lusso, pensiamo a beni di lusso che vanno bene. Perché a Taranto anche chi ha un'attività di lusso deve fare conti con la crisi anche in quel settore qua. Però mentre stanno andando bene, finisco subito. Purtroppo si sta perdendo quello che era il ceto medio. Io sono d'accordissimo su questo. Il problema è la mancanza di attrattività, perché la mancanza di attrattività crea... Luigi, ci sono problemi superiori che li sappiamo tutti, come l'attrattività, che cosa deve essere, cioè quando ti dicono che il museo di Taranto è uno dei musei più importanti d'Italia e tra i 20 musei abbiamo avuto la direttrice vi discorrendo, ci abbiamo reperti archeologici che fanno invidia nel mondo, però poi quando il governo, il borgo ridotto a Baghdad sotto i bombardamenti. Vabbè, chi è che ha fatto il bombardamento? Cioè non credo che il comune fatto. No, i bombardamenti parlo proprio della crisi strutturale. Sto dicendo, bisogna cercare di rilanciare alcune attività. Come si rilanciano queste ulteriori attività o sviluppo alternativo all'industria? Caffiero voleva dire qualcosa? Ma sì, perché voglio dire, la crisi c'è un po' dappertutto, però se prendiamo esempio a noi vicini, a 80 km dalla nostra città. Ci sono parcheggi di scambio, autosilos, si arriva in centro pagando un euro in quattro persone perché tu lasci la macchina al parcheggio di scambio e poi un bus navetta ti porta in centro, ai teatri che funzionano, ai spettacoli, ai cartelloni. Bari ha creato un cartellone teatrale nei weekend che gli fa riempire alberghi, fa uscire gente per strada, c'è gente nei ristoranti, i bar sono frequentati, magari comprano anche una maglietta così giusto per passare il tempo. E allora il problema vero oggi in questa città che riguarda il borgo di Taranto è l'attrattività, mettetevelo in testa, perché quando poi vengono i nostri concittadini stessi e dopo le 8 Via d'Aquino sembra Baghdad. Caffiero, via se d'Aquino noi diamo un colpo d'occhio dal ponte Girevole fino all'Arsenale, via d'Aquino e via di Palma, non c'è anima viva. Dopo le 21:21 non c'è anima, i bar, le attività commerciali purtroppo si vedono costretti. Ma è normale, perché Abate, che devono tenere accesa la luce per spendere Abate, soldi. Ma non se abbiamo un unico teatro privato, un altro sta lì e non si è capito come, quando e se verrà riaperto. Quale motivo dovrebbe spingere le persone a frequentare il borgo di Taranto a negozi chiusi? Okay. Bene, incombono gli obblighi pubblicitari. Al rientro riprenderemo il dialogo e, come è la famosa battuta, la famosa espressione, aggiungi un posto a tavola, aggiungi un posto qui tra i nostri amici, siamo riusciti a bloccarlo tra i tanti impegni, il presidente di Confcommercio, Leonardo Giangrande, sentiremo anche il suo pensiero, ripeto, era molto impegnato, però così in zona Cesarini siamo riusciti a strappare la sua presenza. Ringraziamo, come detto, la Confcommercio per appunto averci ospitato nella sua sede di Viale Magna Grecia, anzi, mi correggo, vicepresidente, e Viale Magna Grecia o Viale Magna Grecia. Perfetto. Pubblicità. Bene, rieccoci in studio dopo la sosta pubblicitaria. Torniamo a parlare della situazione del borgo di Taranto, analisi, proposte, denunce, suggerimenti, lagnanze e quant'altro. Ci ha raggiunto il presidente di Confcommercio, Leonardo Giangrande, grazie per aver trovato uno scampolo di tempo e lo posso testimoniare, veramente abbiamo dovuto rubare tra virgolette qualche minuto perché gli impegni sono tali e tanti che non è facile. E allora Giangrande, Confcommercio propone e l'amministrazione non dispone. Si dice l'uomo propone e Dio dispone. Qui l'amministrazione non dispone. L'amministrazione non dispone e questo è un problema purtroppo che noi ci portiamo avanti da anni, purtroppo.
Ed è questa la verità, è una verità oggettiva, e questo ci rammarica sicuramente, perché ritengo che in questo momento particolare, che ormai dura sicuramente partendo da lontano dalla crisi del 2008 che ha coinvolto diciamo tutto il sistema economico mondiale in una crisi senza precedenti, credo che il nostro territorio soffra per le ragioni che sicuramente saranno state evidenziate, che sono diciamo i due contenitori che creavano opportunità di lavoro, che era l'Ilva e l'Arsenale. E c'è stato sicuramente un errore grave nel passato, e questo lo continuo a ripetere, perché comunque ancora non si fa nulla per creare le condizioni di un'inversione di rotta. Perché questo non dovesse accadere, doveva esserci una pianificazione a monte del nostro territorio. Io faccio riferimento sempre, quando sono entrato come presidente provinciale 5 anni fa, c'era una consulta per lo sviluppo e si parlava solo di grandi industrie, Eni, Cementir, Ilva, Arsenale. Questi erano poi i contenitori che si discutevano in quella consulta per lo sviluppo. Quando ho iniziato a dire sui tavoli che oltre a quello c'erano altre cose che si potevano fare in questo nostro territorio, vi dico che mi hanno preso per pazzo inizialmente. A distanza di 5 anni, se è vero che si sono fatti 9 decreti, e in questi 9 decreti comunque è stata inserita Città Vecchia, è stato inserito il porto, è stato inserito il Museo Martacchi, che comunque è diventato uno dei 20 musei più importanti d'Italia, beh, non avevamo sicuramente torto. Ma la mia valutazione è anche, viene fuori da una deformazione professionale, visto che faccio impresa, e provo a pianificare tutto per cercare di affrontare anche in un momento di crisi, che per certi versi sono anche momenti di opportunità, perché la crisi è sicuramente... può creare. Beh sì, perché nella crisi chi va avanti poi? Chi si struttura? E qui abbiamo fior di imprenditori che si sono strutturati per affrontare il passaggio cruciale della crisi. Chi viene meno? Chi purtroppo per ovvi motivi ha pensato che non strutturandosi potesse affrontare questo momento e superandolo. Purtroppo non è così. Allora, se è vero nel mondo imprenditoriale, e vi posso dire che sicuramente partendo da un'autocritica, perché per essere credibili dobbiamo partire anche da un'autocritica, molto probabilmente neanche noi, classe imprenditoriale e economica di questa città, come lo dico per gli industriali, che molto probabilmente di industria poco hanno avuto e poco hanno fatto, lo dico anche per le imprese legate al commercio e molto probabilmente anche nel comparto turistico e quant'altro, pensavamo che le cose potessero andare sempre bene e tutto potesse essere coperto dalla crisi, dallo sviluppo, e di conseguenza non avvertire mai il concetto della crisi. Purtroppo non è così. Poco abbiamo fatto per potenziare le nostre imprese, e quindi sto facendo autocritica, no? Mi auguro di essere credibile nel momento in cui dico però che nulla ha fatto la parte pubblica nei momenti in cui aveva delle responsabilità per cercare di pianificare questo territorio, perché poi è vero quello che ho detto prima, ma è ancora più vero nel momento in cui le amministrazioni pubbliche, lo stiamo vedendo un po' in giro, perché purtroppo noi non tocchiamo solo il comune di Taranto, ma anche quelli della provincia, e c'è un problema importante nei comuni dove non si pianifica. Io parlavo prima con dei tecnici, noi stiamo ragionando sul piano delle coste da anni, ma non c'è un comune che ha fatto la pianificazione del piano delle coste. Ed è grave, perché quando tu non fai una pianificazione sul piano delle coste, significa che tu non stai guardando l'opportunità che il mare può darci come opportunità di sviluppo del nostro territorio. Le cose non si improvvisano. Per fare questo ci vuole però gente che si metta lì e pianifichi, gente che si mette lì e guardi e abbia un'idea. D'altronde dobbiamo dircele tutte le verità. Purtroppo, quando c'è stato chi è venuto da Roma su quel famoso tavolo che c'è ancora oggi, il famoso tavolo del CIS, beh, vi posso garantire che quello che mi hanno detto a Roma, mi hanno detto: scusate, ma fatemi capire, con chi dobbiamo interagire noi? Qual è la qualità dei nostri interlocutori? Cioè, non è possibile che ognuno presenta schede senza avere una visione d'insieme del territorio dove lo vuoi portare, perché se non partiamo da una visione d'insieme, una programmazione del nostro territorio, noi non andremo da nessuna parte. E se non è possibile che ognuno mette, come dice il mio direttore, una cartuccella che metti lì perché pensi che qualcuno ti debba risolvere il problema, intanto devi partire dal presupposto: io che cosa sto facendo perché avere un'idea organica dello sviluppo del territorio? E questo non c'è.
Perché noi abbiamo presentato 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, quando è venuto, che abbiamo fatto un convegno col ministro Lupi, e quando è venuto il mio presidente Sangalli nazionale, noi abbiamo presentato, anche se non è nostra competenza, delle progettualità sulle aree demaniali. Gli abbiamo chieste le aree demaniali, ma di aree demaniali che cosa si è fatto sulle aree demaniali? Allora, se non c'è gente che pianifica questo territorio, noi ci possiamo girare intorno come vogliamo. E la rabbia viene fuori dalle opportunità che questo territorio ha. Io ho parlato ieri con la direttrice del Martà. Quella ha detto: c'è un territorio frammentato che non programma. Ma qui il comune di Taranto, e lo dico all'amico Ernesto, se non si mette in testa che è il fulcro della pianificazione di un territorio, non ce ne sono altri soggetti. È il comune che deve avere in animo la pianificazione di questo nostro territorio. È il comune che deve pianificare. Perché se questo non accade, noi possiamo parlarci addosso, ma non si creano opportunità. E vi posso garantire che non c'è industria che tenga, premesso che la nostra idea è chiara anche sull'industria, non c'è industria che tenga sulle opportunità che il mare potrebbe creare e l'entroterra potrebbe creare del nostro territorio. Io mi permetto un secondo. Apprezzo Leonardo Giancarlo, non da ora, ma già da anni, da trascorsi miei televisivi, perché si può condividere o meno, io lo condivido in pieno, ma si può condividere o meno il suo pensiero, però dice le cose con cognizione di causa, con schiettezza, ma anche proprio con dati documentali. Se posso dire una cosa così, magari avessimo un sindaco come Giangrande, magari in futuro Taranto potesse avere Giangrande sindaco, perché quando parliamo di turismo, e lei ha parlato di turismo, ora noi siamo in registrazione, si sta facendo questo gemellaggio, questo comitato tecnico scientifico con Matera, il sindaco di Taranto, e non si presenta ai consigli comunali, va bene, arriva il sindaco di Matera a Taranto e il sindaco di Taranto non ci sta. Scusate, ma di cosa stiamo parlando? È venuto l'altro giorno, è venuto la settimana scorsa, ma in certe circostanze importanti il sindaco deve essere presente. Diri. Allora, si è incontrato diverse volte. Mi pare che dall'analisi di Giangrande emerge la carenza di programmazione. Anch'io condivido al 100% quello che ha detto ed è di maggioranza. Giangrande, perché è stato obiettivo e oggettivo. Allora, c'è stata una urbanizzazione negli anni d'oro, quelli che hanno visto il boom del allora Italsider e via discorrendo, dove sono stati fatti dei piani di urbanizzazione un po' deficitari, diciamo così. Quindi l'errore a monte sta nei 30 anni, 40 anni fa, quando si pensava che la città dovesse essere di 300.000 abitanti e non si è tenuto conto di tutti quegli spazi a verde o di servizi che doveva avere la città. Adesso i nostri tecnici, quindi più impegnati per magari seguire i Deors che magari altro, devono cercare di recuperare quello che è stato fatto male negli anni diciamo del soldo facile, della commessa facile, dell'imprenditore che era più forse un prenditore che un imprenditore, perché ha detto l'analisi è corretta, cioè non hanno cercato di sviluppare di più il loro mercato se non la commessa o con l'Arsenale o con l'Italsider o con l'Eni e via discorrendo. Quindi c'è questa mancanza di mentalità imprenditoriale, quindi io per quello condivido l'analisi che è stata fatta da Giangrande. Quando un'amministrazione deve creare le infrastrutture, no? E quindi realizza il Distripark oppure Agromed, chi è che deve poi portare i prodotti, i semi lavorati, per trasformarli in prodotti finiti? Non credo che questo spetti al comune. Cioè, quando si creano delle strutture, no? Quindi abbiamo detto l'importanza del porto è strategico, allora quando si vuole cercare di impedire, no, per uno sviluppo più mercantile, quindi privilegiando un certo tipo di scelta, no? E quindi sto dicendo di escludere il pontile Petroli dal piano regolatore del porto, che noi abbiamo approvato, il Comune di Taranto ha approvato il piano regolatore del porto per questo rilancio del porto. Abbiamo lottato per avere l'autorità portuale, io mi ricordo benissimo il convegno quando Lupi, ma anche la Capone, dice no, l'autorità portuale, oltre Bari faremo le barricate per avere oltre Bari anche Taranto. No, beh, doveva dire
prima a Taranto l'autorità portuale, perché è un porto più importante di Taranto, cioè per essere oggettivi non c'è bisogno di fare campanilismo, cioè si vuole mettere a confronto davvero, si vuole mettere a confronto il porto di Taranto con il porto di Bari, che cosa c'è da confrontare? Tutti i termini di paragone sono a privilegiare Taranto a livello logistico, a livello di movimentazione, a livello di fondali, tutto, cioè non c'è paragone. Eppure doveva averlo per forza a Bari, quindi la Puglia ha avuto due autorità portuali. La sovrintendenza l'abbiamo detto prima, scusate, ma è possibile che Taranto non deve avere la sovrintendenza per quella che è la sua storia, la Magna Grecia, la storia classica di Taranto, non deve avere l'archeologia, non deve avere la sovrintendenza? E chi l'ha deciso? Però poi sentiamo il PD e il segretario Musini, il quale dice sì, vabbè, ma è un fatto solo formale, un fatto no, solo io, tecnico. Io avrei fatto le barricate. Infatti, se il PD infatti. È in maggioranza e loro... parecchi miei colleghi consiglieri prendono le distanze, i deputati non possono mettersi contro Franceschini e devono dire signor allora, calpestando i diritti di Taranto e la crescita Luigi di Taranto. Penso che stavi anche tu in certo, consiglio comunale certo. Allora dal presidente del consiglio Bitetti al presidente della commissione affari generali De Martino è stato tutto un attacco al PD. Cioè stiamo parlando di consiglieri comunali del PD. Ma poi bisogna privilegiare gli interessi della città. Allora io penso che bisogna veramente per questa città è arrivato il momento di spogliarsi di tutte quelle che devono essere e diventare tutti cittadini di Taranto. Okay. Perché io sfido chiunque cittadino di Taranto che dice che non vuole il bene di questa città. Okay. Allora bisogna trovare un sistema sinergico. In modo tale di trovare l'incontro, noi l'abbiamo fatto, cioè voglio dire, mi dispiace perché nessuno ha detto per quello che riguarda la Tarsu quello che noi abbiamo fatto, cioè ma noi ci siamo assunti delle responsabilità, abbiamo confermato la Tarsu facendo venire meno 3 milioni e mezzo di euro all'anno. Però se non erro, se ne parleremo dopo quando parleremo. Noi abbiamo confermato la Tarsu del 2014, okay. Quella per il 2015. Però quando c'è stato, se la memoria non mi inganna, forse un 7-8 mesi fa la questione TOSAP, mi corregga Mosca, è stato il tra virgolette casino che hanno fatto i commercianti a inchiodare l'amministrazione comunale alle proprie responsabilità e a farle fare i passi indietro come il gambero. Allora, altrimenti i commercianti sarebbero stati asfaltati. Luigi, io condivido un altro aspetto che ha toccato sempre Gian Grande, che riguarda i dirigenti, non l'amministrazione vista come parte politica. Ma i dirigenti, tecnica, devono essere anche i tecnici. Ma anche allora, la politica deve interferire. Ma ti pare che noi non glielo chiediamo? E quando ti danno loro dice no, ma questo non si può fare, ma qua ci fanno ricorso al TAR, ma questo no, ma questo viene prima, ma poi quest'altro ci farà ricorso, ma le spese legali aumentano. Allora io non sono tecnico. Una tabella di marcia stringata. Io non sono tecnico, anche se purtroppo sono stato costretto su alcune delibere a intervenire per le mie conoscenze professionali. Ma io non devo fare il dipendente del comune, io dovrei dare, come hai detto tu, l'indirizzo. Molte volte ti scontri con però, la realtà, però dipende con anche, la realtà che trovi però carenze anche, di personale, sì, però Deri, mancanza avere, di volontà. Deri, bisogna avere anche, consentitemelo, un sindaco con gli attributi politici, perché se il sindaco non ha un peso, una forza, facilmente viene schiacciato. Non ha quella forza, quell'autorevolezza allora, di imporre democraticamente Luigi, una linea di indirizzo. Luigi, ecco. Proprio per le cose che abbiamo detto, il sindaco, chiunque esso sia, che in questo momento storico così delicato per questa città, no? Perché noi stiamo camminando sempre su un filo, no? Le rilevamenti della diossina dell'altra volta. E lo sappiamo, no? Quindi teniamo presente di che cosa stiamo parlando, qual è il fenomeno che ci potrebbe vedere coinvolti da qua a qualche mese, se non a qualche anno.
proprio in questo momento storico bisogna cercare di aiutare chiunque esso sia che rappresenta la città, che c'è il tavolo per Taranto a livello romano, a livello nazionale, c'è un tavolo sul quale si può andare là e battere i pugni con forza. Però poi da questo tavolo viene scippata la sovrintendenza. Luigi, e ne abbiamo parlato. Per battere i pugni con forza bisogna remare tutti nella stessa parte. Lo so. Perché se all'interno di questa città ci sta chi vuole remare avanti e ci sta chi vuole remare indietro, la barca non si muove. È chiaro. Allora, se vogliamo cercare di trovare un accordo, l'intesa, altri tavoli interistituzionali per cercare di dire quali sono le priorità, facciamo 4-5 punti, 3 quelli che possiamo realizzare. Questo va detto al PD di Taranto, va detto, diciamocelo apertamente, il PD di Taranto, il PD di Taranto lo Stato nazionale, la regione e il comune, e anche la provincia con quel ciuccio che hanno fatto. Francamente, il comune, vedere i miei colleghi del PD che si arrabbiano, tra virgolette, perché il PD, ora quello nazionale, ora quello regionale, ci sta bistrattando, cioè francamente verrebbe da chiedere a loro di trovare loro che sono del PD. Alberto Mosca, abbiamo parlato di tasse, ho menzionato l'episodio della TOSAP. Dicevo, se non vi fosse stata la resistenza, tra virgolette, armata in senso metaforico, da parte di Confcommercio, e a questo punto i commercianti sarebbero stati asfaltati. Infatti, è giusto ricordare che di interventi ne ha fatti due la Confcommercio. La prima praticamente qualche anno fa, quando praticamente in virtù del bilancio che si stava per approvare, noi nel giro di 24 ore siamo riusciti a bloccare un consiglio comunale che già aveva deliberato quello che era l'aspetto dell'aumento della tassazione su tutta la città. Non guardava solo i commercianti, perché spesso si dimentica che qui quello che è un aumento si va a ripartire sull'intera cittadinanza, fra cui anche i commercianti. In quell'occasione abbiamo bloccato il Consiglio Comunale, dove tutti i capogruppo firmarono in quel momento quello che era un'idea di poter rivedere le tassazioni, le varie tassazioni, non quindi solo una, ma le varie tassazioni, in virtù di quello che poteva essere un accordo di massima. Da quel momento lì tavoli non ce ne sono stati. Ultimamente si stava riproponendo un ulteriore aumento di tassazione e noi anche lì abbiamo fatto un'operazione di, come dire, di blocco, di barricata, e nel giro di neanche 2 anni noi siamo riusciti a bloccare un aumento di circa quasi 12 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di cifre importanti che sarebbero ricadute su tutta la cittadinanza. E queste sono le cose che spesso vengono ignorate, no? Perché uno dice: ma che cosa facciamo? Noi facciamo la nostra parte, noi andiamo preparati sui tavoli, andiamo a dire quello che si può fare e quello che non si può fare. Non per niente è uno studio nazionale che stiamo per presentare a tutti i comuni della provincia, che viene dato praticamente su quelle che saranno le possibilità anche di intervento sulle tassazioni locali, in virtù della raccolta differenziata, in virtù di quelle che potranno essere una serie di interventi importanti. Volevo solo dire una cosa invece per quanto riguardava il consigliere della l'estensione urbanistica di Taranto, una città che, dove hai detto tu bene, era pensata su 300.000 abitanti, oggi non arriviamo neanche a 200.000, e spesso pensiamo ad altre cose che hanno già approvato, basta pensare al piano della Salinella, no? Un progetto che porta addirittura altri 3.000 alloggi, dove non solo stiamo svuotando il borgo, perché il borgo, se in questo momento sta soffrendo per una serie di cose, sta soffrendo anche in virtù che la mancanza della popolazione nel borgo va a inficiare ulteriormente l'aspetto commerciale della stessa zona, portando
ha dei servizi che sono anche delle infrastrutture. Quindi noi andiamo a vedere un'estensione ulteriore per la periferia quando nella parte centrale viene totalmente disattesa. Ok, ora abbiamo ancora una fascia pubblicitaria, la seconda fascia. Al rientro sentiremo Geri, sentiremo, completeremo questo secondo giro con Salvatore Cafiero e con Marcello Perri, ma parleremo anche di un altro, di un'altra realtà che, ove mai fosse tale, decollasse, staremmo a parlare di un'altra storia. Mi riferisco ad Agromed. Pubblicità. Bene, rieccoci, terza parte di Polifemo, e allora riprendiamo il nostro giro. È il momento di Geri, Giovanni Geri, presidente di Federmoda. Stiamo cercando un po' di parlare di quelle varie realtà, di quelle varie problematiche che poi determinano la crisi del borgo. Parliamo dei parcheggi. L'uomo della strada, e mi ci includo anche io, ci mancherebbe, uno dice: ma signori cari, o con i parcheggi a pagamento o con i parcheggi non a pagamento, è praticamente la stessa cosa, perché noi assistiamo comunque, soprattutto in generale, ma soprattutto nei periodi festivi, e il borgo, soprattutto il borgo, diventa impraticabile. Allora uno dice: dovremmo usare i mezzi pubblici, ma i mezzi pubblici passano ogni morte di papa. Grazie a Dio i papi muoiono non frequentemente, grazie a Dio. E quindi anche questo è un aspetto. L'idea di creare dei silos, ora sfruttare il discorso dei baraccamenti cattolica, delle sdemanializzazioni, però qui c'è un problema sacrosanto, che è quello dei parcheggi. Allora, io sono forse sette anni che sono presidente di Federmoda. Dal primo anno, da quando mi sono insediato in questa carica, abbiamo parlato di parcheggi da una vita. Non abbiamo ottenuto niente, 35 posti solamente di parcheggi e basta. Il resto è solamente parole. Come dice la Mina. Brava, solamente quello. Diciamo anche che abbiamo il problema che al centro ci sono il 50% dei posti sono dei residenti, pertanto automaticamente già metà parcheggi sono occupati dai residenti e automaticamente quindi c'è poco posto. Sai quante volte dico ai miei clienti: dice, guardi, la macchina lasciatela in periferia, prendete un taxi, venite al centro col taxi, risparmiate anche perché di ci benzina, sono delle offerte a 5 risparmiate euro, di benzina, sommato, risparmiate diciamo la tarda, malasangue, cioè, perdere di tempo, e guardate, dove stanno i taxi? Il problema è anche quello, non ci sono taxi a Taranto, diciamo, che possano organizzarsi e fare questo tipo di servizio. Questa è la realtà. No, quindi, poi c'è un'altra situazione stranissima, quindi poi parleremo anche della situazione dell'abusivismo, della legalità, ma scusatemi, nel pieno borgo umbertino, e mi rivolgo ai vigili urbani, alle forze dell'ordine in generale, ma è possibile che dobbiamo trovarci a ogni piè sospinto i parcheggiatori abusivi? Scusatemi, ditemi di grazia, ma è normale che una persona, dopo aver pagato il parcheggio a pagamento, debba dare 50 centesimi, un euro al parcheggiatore abusivo? O ancor peggio, il parcheggiatore abusivo dice: non fare il biglietto, perché tanto io la macchina te la guardo io, mi dai un euro e abbiamo risolto. Questo accade in un paese civile e tutti sanno dove stanno i parcheggiatori abusivi a Taranto, non è che sono dei parcheggiatori occasionali. Li vogliamo andare a trovare? Ve lo diciamo noi. A Piazza Roma, di fronte al circolo, Piazza Kennedy, davanti al circolo ufficiali. Vicino all'ospedale. Vicino all'ospedale, Piazza Garibaldi, via Pitagora, ovunque. Non è che ci vuole la zingara per capirlo. Quindi anche questo è un problema, Geri. Parlavamo. Se lo sappiamo noi dovremmo saperlo anche le forze dell'ordine. Però evidentemente non sono ben coordinate a questo punto. Cafiero, dicevo, voi siete propositivi. Ecco, altre proposte che avete lanciato o che avete in mente di lanciare, rispetto alle quali, come dire, le trombe d'Eustachio fanno tutta una comunicazione nelle orecchie degli assessori dell'amministrazione, da un orecchio entra e dall'altro esce. Guarda, ti parlo in breve di un'iniziativa che abbiamo intrapreso col gruppo che si chiama Apri un'idea. È un'iniziativa molto semplice, abbiamo trovato
dei locali da dare a titolo gratuito per 3 mesi a delle giovani attività. Noi con questa iniziativa abbiamo raggiunto i nostri 3 obiettivi. Il primo era quello di accendere una luce in mezzo alla strada e quindi fare del sociale. Il secondo di riaprire locali sfitti da tempo. Il terzo di dare un'opportunità a delle attività giovani che magari non vogliono rischiare da subito l'impegno di un fitto di un locale. Ora, noi sappiamo bene che l'amministrazione comunale di Taranto è proprietaria di circa il 70% degli immobili siti in Città Vecchia. Cosa c'è di più semplice che mettere a disposizione di chi vuole fare impresa, di chi vuole esporre, di chi vuole fare artigianato, di chi vuole fare sociale accendendo una luce in mezzo alla strada? Perché qua quello che ci dobbiamo mettere in testa come prima cosa, che una vetrina accesa fa sociale, immaginate cosa sarebbe il borgo con tutte le nostre vetrine spente. Potete mettere quante luci volete, non arrivate al livello sociale che ti può dare un'insegna o una vetrina accesa. Noi ne abbiamo parlato con 3 soggetti diversi del Comune di Taranto, in primo il sindaco, in secondo l'assessore all'urbanistica Mitalo Rosso, e infine... Ma gli assessori cambiano dalla mattina alla sera. Quando sembrava che stessimo raggiungendo l'obiettivo con l'assessore Di Gregorio, non era più assessore al patrimonio. E allora... Ora c'è ho perso il conteggio. Ma ora non so neanche chi sia l'assessore al patrimonio. Però Luigi, ti posso dire una cosa? Noi la proposta... Gli assessori vengono congelati e poi sospesi. Noi la proposta all'amministrazione l'abbiamo fatta. Ci hanno risposto picche, l'abbiamo fatto di nostro, perché questo è lo spirito di Confcommercio. Noi le cose le facciamo andare lo stesso. Andare avanti ugualmente, certo. Noi le cose le facciamo lo stesso. Abbiamo trovato però locali... Però poi si è soli, cioè, nel senso che il supporto istituzionale viene meno e quindi è una maggiore fatica e anche moralmente, non no? Non c'è dubbio. No, guarda, ti posso garantire una cosa, le soddisfazioni forse sono state maggiori per essere riuscito a fare tutto da soli. Non c'è dubbio che avremmo voluto contribuire a far rinascere una piccola parte della città con queste e con altre iniziative, però siccome non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, noi andiamo per la nostra strada. E poi io dico anche un'altra cosa, l'amministrazione comunale ha le sue responsabilità per quanto riguarda la crisi di Taranto, certamente le sue pesanti responsabilità politico-amministrative, ma questa è una mia valutazione, ci sono degli enti che mi sembrano delle realtà, mi sembrano dei palazzi, una Turris Eburne, una Torre d'Avorio, autoreferenziale, mi riferisco, lo dico apertamente, alla Camera di Commercio. La Camera di Commercio dovrebbe avere una funzione propulsiva, ma questa funzione non ce l'ha, con tutto il rispetto per il suo presidente Luigi Sportelli, ma sinceramente io vedo la Camera di Commercio troppo arroccata, troppo autoreferenziale, troppo avulsa dalle realtà del territorio. Allora questa è una mia opinione. La Camera di Commercio, quando critica la Confcommercio, dovrebbe pensare prima a guardare, no? Uno dice, piuttosto che guardare la pagliuzza altrui, pensa alla trave in casa tua. È una parabola evangelica che io giro e rigiro alla Camera di Commercio e al Presidente Sportelli. Massimo rispetto per il Presidente Sportelli, persona per bene, si impegna, però i risultati evidentemente non corrispondono al suo impegno. La Camera di Commercio a Taranto non funziona. Andiamo avanti e completiamo questo giro con Marcello Perri. Ecco, i suoi desiderata, quello che lei come operatore del settore, presidente del settore orafi e gioiellieri, si sentirebbe di chiedere all'amministrazione e che evidentemente non riceve. Io penso che l'amministrazione, oltre ad aver dovuto chiaramente, con tutte le difficoltà che ha ereditato, badare a tenere i conti, a metterli in ordine e compagnia, le è mancato una visione, una progettualità per il futuro, tenendo conto che anche con poche risorse economiche che c'erano e ci sono, si possono fare qualcosa, facendo anche qualche addebito per poter far sì che chiaramente creando sviluppo, creando attività economiche che possano portare i frutti e quindi far sì che la città si possa risollevare dalla crisi in cui sta vivendo. Io però volevo pure fare una
considerazione, e quindi rivolgo al consigliere Deri qua presente, di farsi carico presso, per esempio, la Polizia Municipale, che gestisce l'ordine per quel che le riguarda, di avere un tantino più di tolleranza, che non significa, come dire, autorizzare il disordine. Faccio un esempio: viene qualcuno della provincia o di altre città a noi vicine a fare una giornata di shopping a Taranto un pomeriggio, parcheggia la macchina, mette il tagliando per quello che pensa di poter rimanere fermo, passa mezz'ora, 20 minuti, mezz'ora, subito scatta la tenaglia di fare la multa. Io sono convinto che quella persona non tornerà più a Taranto, cercherà altre strade. Io di recente sono stato a Ragusa. Mi è successo questo, un fatto di quello che stavo raccontando poco fa. Non mi hanno fatto la multa, mi hanno invitato nell'arco di 24 ore ad andare presso un posto dei vigili della Polizia Municipale a pagare per l'intero gettata della. Questo significherebbe dare più possibilità più a chi viene, a chi vuole venirci a fare visita e quindi a trovare situazioni diverse. Ritorniamo dal... prego, su questo, prego, prego. Allora, proprio su questo, io so che non è stato molto pubblicizzato, però la città di Taranto è l'unica nel Mezzogiorno ad aver attivato il sistema My Cicero, che è un sistema che si può gestire. È stata pubblicizzata male, molto male. È stata pubblicizzata male. Quasi pochi lo sanno. Approfittiamo della trasmissione e della giusta riflessione che faceva, che si può gestire quindi attraverso un sito online, quindi attraverso anche lo smartphone, collegarsi al sito del My Cicero, che dà la disponibilità proprio in alcune aree, non è su tutta la città di Taranto, però è privilegiato soprattutto ovviamente il borgo, la città vecchia e anche alcune aree, che mi pare via Mazzini e qualche altra. Però se si va sul sito, sono in tempo reale, uno paga solo ed esclusivamente i minuti di effettiva permanenza fino a quando rimane con la mano. Okay. Allora, poi magari diciamo altre cose su. Sì. Allora torniamo da Gian Grande. Dicevamo Gian Grande, un'altra realtà, una di quelle belle incompiute. Mi riferisco ad Agromet. Io Ernesto ha fatto. Intanto devo, a onor del vero, perché bisogna essere anche seri. Devo riconoscere Ernesto che quando abbiamo fatto le battaglie sulla Tari, Tarso Tari, è stata una persona che si è impegnata e quindi è stata a fianco al comprendere le difficoltà del comparto, e quindi bisogna riconoscergli che ci ha messo tutta la sua disponibilità a trovare le giuste intese con gli altri suoi colleghi di maggioranza, premesso che chiaramente c'è una gestione sull'Amio devastante, no? Perché poi insomma le cose bisogna dirle, purtroppo, perché poi quegli aumenti vengono fuori da una gestione allegra, fra virgolette, per usare un eufemismo. Perfetto, perché è ovvio che quella ricaduta in negativo viene fuori da tante considerazioni, però bisogna riconoscere che Ernesto, voglio dire, è una persona che si è impegnata in prima persona affinché quegli aumenti non venissero fatti. Quindi bisogna riconoscere poi le cose come è giusto che sia. Faceva riferimento ad Agromet, e qui però non posso non dire ad Ernesto che il comune è uno dei tre soci di Agromet, e quando bisogna dire che Agromet da 10 anni a questa parte a 10 milioni di euro, 10 milioni di euro, cioè significa 20 miliardi vecchie lire depositati in banca. Quindi, perché bisogna, qualcuno ha detto sono stato bravo che quantomeno non li ho spesi.
e anzi con gli interessi ho portato inutile. Io vorrei capire questa filosofia, sinceramente, da imprenditore non la capisco, perché da una parte ci lamentiamo che non arrivano i soldi, dall'altra arrivano i soldi, e quindi alla presidenza di quest'ente Agromed c'è il presidente Sportelli, insieme a quota parte col comune, quindi nella società, e quota parte della provincia. Oltre al presidente Giangrande, perché anche qui poi a volte quando menziono Sportelli qualcuno pensa che io non dorma perché debba menzionare Sportelli. Secondo me è Sportelli che non dorme. Io dormo benissimo, però gradirei che oltre al presidente Giangrande qualcuno si scandalizzasse dell'amministrazione e facesse anche un'interrogazione all'interno del Consiglio Comunale per dire: scusate, noi chiediamo i fondi, ma i fondi ce li abbiamo. E se questi fondi ce li abbiamo e qualcuno fa parte di quel consiglio di amministrazione, ma vuole chiedere al presidente Sportelli questi 10 milioni di euro, quando arriverà il momento che si spendono e si finalizzano a quelle risorse, perché sono state, come dire, date in funzione di una progettualità? E non ce ne possono essere altre, che qualcuno ne dica, che li sposta, che li porti da un'altra parte. Quelli sono stati finalizzati per un fine ben preciso, uno sviluppo di un comparto ben preciso. Io ho anche proposto, ci sono 3.000 metri di celle nell'area del mercato ortofrutticolo, va bene? Del Meta, che sono fermi da 10 anni. C'è un'esigenza. Voi dovete sapere che si è formata all'interno dell'autorità portuale una società che è mista tra agricoltori e il 51% è detenuta da Greenery, che è un'azienda olandese, una cooperativa olandese, perfetto, che non aspetta altro di sviluppare l'area retroportuale. Giusto. Quindi noi siamo terra di agricoltura, quindi come dire, lo sviluppo nel comparto agroalimentare potrebbe essere interessantissimo, prima per far crescere una cultura agli imprenditori, perché molte volte gli agricoltori sanno produrre bene, poco sanno commercializzare, che è il loro limite fra virgolette. Si potrebbe aiutare a far sì Manduria, che questo sviluppo di Manduria ultimamente sta che si potesse bene. Sviluppare un progetto in funzione di questo. Allora io ho detto: ma perché abbiamo Agromed, abbiamo il 3.000 metri di celle che sono pronte lì nel mercato ortofrutticolo del Meta, a ridosso c'è l'area di Agromed e a ridosso ancora c'è Distripark, che adesso quindi che dovrebbe diventare tutt'uno, e mi auguro che vada in mano all'autorità portuale, mi auguro che vada in mano, perché chi l'ha gestito, le persone che ho detto prima, hanno dimostrato tutta la loro inefficienza nel gestire una risorsa importante, perché dice: io sono bravo perché li ho lasciati in banca, perché li ho fatti produrre degli interessi, e sono stato bravo perché quantomeno tu sei stato, e non dico che cosa, quantomeno poco efficiente nel non far sviluppare un progetto che con 10 milioni di euro avrebbe potuto portare occupazione e posti di lavoro. Perché poi qui qualcuno si deve scandalizzare, quindi faccio l'invito al consigliere Deri che chieda al suo comune di appartenenza, quindi alla compagine, che cosa deve fare un presidente di Agromed perché quei soldi vengano investiti in un'area di sviluppo retroportuale che potrebbe essere importantissima per lo sviluppo dell'economia, di occupazione e quant'altro. Perché se non mettiamo in campo progettualità e se noi continuiamo a dare, e anche per tornare al concetto dello sviluppo della programmazione, noi abbiamo fatto un incontro a Bruxelles sui fondi pubblici di sviluppo la parte della città vecchia, quindi della riqualificazione urbana dei centri storici, dove venivano con fondi direttamente della comunità europea, perché noi abbiamo 6 persone di Confcommercio che stanno lì fissa a Bruxelles, che verificano le procedure, a monitorare le procedure per quanto riguarda i fondi strutturali 2014-2020. I comuni sopra i 50.000 abitanti potevano attingere, a novembre ci sono stati i bandi, fino all'80% a fondo perduto. 80% a fondo perduto, dove il 20% veniva messa dai comuni per quanto riguarda le progettualità della riqualificazione. Allora, sia uno che l'altro, sono fonti di sviluppo se viene messo in programmazione lo sviluppo, ma non può essere che un comune non abbia al suo interno o comunque in una partnership soggetti che vanno a reperire i fondi pubblici. Quindi credo
che è lo sviluppo di un territorio, per quello che ho detto prima, Agromet, che ha dimostrato i suoi limiti e che per me il Presidente si dovrebbe solo dimettere, ma non c'è un fatto personale col Presidente Sportelli, c'è un fatto oggettivo, che si hanno 10 milioni di euro a disposizione e qualcuno dice da 3 anni io non sono responsabile, l'ho lasciato in banca. Credo che questo sia veramente una cosa assurda. Sì, sulla... proprio, è il contrario, no? L'esatto contrario della, della funzione propulsiva, proprio il concetto diametralmente opposto. Ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro d'Eri e riprenderemo il giro. Pubblicità. Bene, rieccoci in studio, quarta parte di Polifemo, e allora riprendiamo il giro, ci stiamo occupando della crisi del Borgo, ma stiamo ampliando il discorso alla situazione del commercio a Taranto, dove ovviamente un ruolo fondamentale ce l'ha il Borgo, ma dobbiamo comprendere le responsabilità dell'amministrazione comunale, le responsabilità dei partiti, le responsabilità di altri enti che hanno o dovrebbero avere una funzione propulsiva, proprio come incubatore quasi di imprese. Deri, lei mi fa risparmiare fatica perché lei in ordine ho voluto metterla alla fine, ma non per mancanza di rispetto nei suoi confronti, ma per far sì che come amministrazione potesse come dire, rispondere alle varie, agli vari input, ai vari spunti lanciati. Parlavamo di altri enti e parlavamo della Camera di Commercio, parlavamo di Agromed, il discorso che faceva opportunamente Gian Grande, tenere lì 10 milioni di euro a crescere, a fermentare, beh, questa è inefficienza. Io ero a conoscenza anche per aver parlato con Sergio Preti, l'autorità portuale, ma anche precedentemente con altri che hanno partecipato attivamente al progetto del Freshport, trovando questi imprenditori olandesi che erano interessati alla catena del freddo per la, portare questi prodotti agricoli della nostra terra per portarli al centro dell'Europa. Quindi era sicuramente, penso che sia ancora in piedi, poter riallacciare di nuovo questi rapporti. C'è stata questa parentesi dovuta sia al piano regolatore del porto che si era bloccato per il ricorso fatto dalla Total del Pontile Petroli, credo che sia purtroppo fermato, si sia purtroppo fermato per questioni ovviamente burocratiche che hanno visto addirittura spostare per il trasporto delle merci, dovevano essere dirottate a Bari per poi ritornare a Taranto, insomma si stava creando sicuramente un meccanismo perverso dove invece una sburocratizzazione, una più celere risposta a quelle che devono essere quelle che sono le giuste esigenze di un imprenditore, poi si scontrano contro purtroppo una serie di lacci e lacciuoli della burocrazia, che questo è il male purtroppo nazionale che ci contraddistingue rispetto ad altri paesi. Quindi detto questo, spero che ci siano ancora le possibilità per recuperare quel progetto che avevamo già visto e analizzato come un progetto sicuramente alternativo e pulito oltre la grande industria. Poi per gli altri interventi che ci sono stati, quindi riprendendo di nuovo la questione dei parcheggi, stavamo dicendo prima, l'ex arena artiglieria, c'è la volontà di fare lì un parcheggio. Non credo si possa utilizzare il piano terra, quindi raso al suolo, perché sotto noi avevamo fatto già i sopralluoghi quando queste aree erano venute nelle proprietà del comune, e sotto ci sono delle tombe, c'è una necropoli romana, e quindi si può invece realizzare, quindi dando diciamo così fruibilità di accesso anche a un turismo, ecco, che può itinerante, che può passare quindi dal borgo e fare un percorso quindi culturale per arrivare poi al museo, e quindi un parcheggio sempre lì. C'era stato fatto un progetto di 400 posti che si doveva unire con il parcheggio della Fadini, con due piani sopraelevati per 450 posti. Il parcheggio di via Ammiraglio Pagorè, che è proprio in centro, proprio dopo la curva dell'arsenale, e io ci passo tutti i giorni per andare
in consiglio comunale, ma il più delle volte se non è al 50% vuoto poco ci manca. Il parcheggio che sta all'interno di Via Ripalma, che è H24, il posto c'è quasi sempre. Diciamo che il cittadino di Taranto è anche abituato che deve avere vabbè, quando ci sono i momenti di picco, allora ben venga questo parcheggio, momenti delle feste in cui almeno la gente, perché per i baraccamenti cattolica, dove noi abbiamo cercato di reperire fondi quanto più possibile, perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare che noi veniamo da 800 milioni di euro meno e dovevamo recuperare 800 milioni di euro, che forse abbiamo tappato finalmente quella falla enorme di buco. E, forse se non si prospetta la Cassazione, allora la Cassazione adesso entro fine marzo, dopo il primo e il secondo grado di giudizio, dovrebbe condannare la banca OPI per la questione dei BOC alla banca BIS, quindi ora Banca Intesa, e quindi noi pagheremo solamente la quota capitale e non la quota interessi, però questo lo sapremo a giorni e quindi saremo riusciti a uscire dal dissesto, che già questo non mi sembra roba di poco conto. E quindi con il discorso del taglio delle risorse a livello nazionale, che non ci dobbiamo mai dimenticare che per tutti i comuni, ma maggiormente per il nostro comune che veniva da un dissesto, avere questo taglio di trasferimenti dei fondi per quello che devono riguardare poi il vivere quotidiano di questa città, è chiaro che poi uno che cosa deve fare? Deve tagliare i servizi o deve aumentare le tasse? Cosa deve fare? Questa è l'amministrazione. Okay. Cioè questo deve fare un'amministrazione. Quindi sui baraccamenti cattolici noi siamo riusciti ad avere, con l'aiuto insomma della ASL, che realizzerà, quindi anche questo qui a breve può darsi che riusciremo a vedere, oltre che il progetto, anche la prima pietra in autunno di quest'anno, la realizzazione del Dipartimento di Prevenzione. E ci diceva il dottor Conversano che anche lì ci sarà una disponibilità di parcheggio, cioè hanno necessità di avere anche loro un parcheggio, loro stimano circa 100 posti auto, oltre per i dipendenti e anche per chi andrà lì a farsi le misurazioni. Ecco che il parcheggio dell'Arena Artiglieria, anziché utilizzare solo il piano terra, era okay, più opportuno averlo su due piani, 400 posti. Solo che anche qui le risorse. Si fa un project financing, allora si trovano dei partner oltre il comune, oltre l'Amato. Ma oltre... Confcommercio ha detto più volte che su Arena Artiglieria era pronta ad intervenire. Allora, io sono il primo che l'ho chieste queste cose qui. Cioè io mi sono rivolto all'allora Ruffolo, che ora è in pensione. Cioè stiamo parlando di dirigenti che purtroppo si spostano. Adesso ci sta il dirigente Pisano e dobbiamo cercare di vedere se si riesce, quello che dicevamo prima, se questi dirigenti, se la parte tecnica riesce a seguire quelli che sono gli indirizzi politici. Ma noi l'indirizzo politico l'abbiamo dato, c'è una delibera, ci sono i progetti depositati, noi l'abbiamo fatto, abbiamo accolto favorevolmente questa disponibilità che arrivava non solo dalla Camera di Commercio ma anche dalla Confesercenti, quindi da tutte le varie associazioni interessate. Quindi Confcommercio, c'era anche la Confesercenti che ci è arrivato volevo vedere se facciamo il distinguo. Ok. Si sta cercando di lavorare in questo senso. Andiamo per Saltus, mi permetta Geri, vedevo Cafiero abbastanza agguerrito, giustamente. No, io non sono agguerrito. No, ma è un complimento. Il punto è che bisogna dire le cose per quelle che sono. Allora, Pacoret, è vero che tante volte può risultare pieno per metà, ma noi viviamo di flussi, perché se noi passiamo da Pacoret alle 9.30 del sabato mattina, Pacoret è già pieno, baraccamenti e stracolmo. E allora la città, il borgo, necessita di servizi, mettiamocelo in testa. Se poi magari siamo passati stasera alle 19 in un periodo di commercialmente morto, Presidente? Dove i nostri dipendenti sono in ferie, dove non sai come vestirti perché fa freddo ma è già primavera, è normale che sia vuoto.
ma io la sfido a passare il sabato, a Natale, diciamo, nelle domeniche di apertura. E noi purtroppo oggi viviamo di flussi, viviamo di fenomeni, e quello è il nostro lavoro. Per ciò che riguarda Baraccamenti Cattolica, va bene la prima pietra della ASL, porterà utenza, gente, però le posso dire una cosa. Anche il borgo, Sì, perché... sì, sì, d'accordissimo. Io sarei stato per un progetto più ambizioso su quell'area. Io avrei preferito un progetto ambizioso lì, perché lì so che l'ha visitata, era responsabile per ciò che riguarda le aree demaniali. Lì un centro congressi sarebbe la fine. Lì un centro congressi, cioè, spazi, allora, spazi che facciano vivere di più il sociale. Per carità, il servizio dell'ASL va bene. Ma le due staffe che si prende l'ASL ci ristruttura la terza staffa, quella che è l'ex cinema dell'artiglieria, non il teatro quello dentro. Il cinema che dà la strada su Via di Palma. Esatto, quello che si affaccia su Via di Palma, quello è esclusivamente per i non più giovani, per fare attività ricreativa, di palestra. Però nel borgo facciamo qualcosa per i giovani. E c'ha un spazio congressi da 150. Poi a proposito di giovani vi dirò... C'è un salottino da 150 posti che a Taranto, è bellissimo. A Taranto, io quando a livello fatto, di progetto è bellissimo. Ernè, quando io ho fatto la mia convention con la mia azienda, io l'ho dovuta fare a Castellaneta. Perché una struttura che ospitava all'epoca, ti parlo di 8 anni fa, adesso non so come fare quella che farò nel ventennale di quest'anno, all'epoca c'erano 650 persone, io l'ho dovuto fare a Castellaneta perché non c'è una struttura qui per fare un evento del genere. Oh. E quindi il discorso di creare un centro congressi almeno di 500-600 posti, immagina per un attimo al centro della città quale indotto potrebbe portare. Dovremmo fare il fosco, per esempio. Ok, voleva completare, Cafiero? Stiamo facendo fare l'ultimo intervento? No, per carità, quindi ti ripeto, io avrei provato ad immaginare qualcosa di più ambizioso per quell'area, perché è un'area fantastica, è nel centro della città. Come diceva il Presidente, perché no un centro congressi da 500, 600, 700 posti? Perché lì gli spazi ci sono. E anche quello avrebbe contribuito a dare un taglio diverso alla città, magari con un livello culturale un attimino superiore, non che l'ASL non sia, come posso dire, importante, non possa contribuire, però voglio dire, è giunta pure l'ora che questa città abbia delle aspettative un attimino più alte. Ok, e allora Mosca, parlando di aspettative, ovviamente è importante interfacciarsi, è indispensabile con l'assessorato al ramo e quindi l'assessorato alle attività produttive, che ora è ritornato nelle mani di Jonathan Scasciamacchia. C'è stato Jonathan Scasciamacchia, poi un valzer, un interregno, e poi dopo l'interregno è rientrato Scasciamacchia. Cosa si sente di dire? Noi per correttezza abbiamo invitato l'assessore Scasciamacchia, però per impegni suoi lavorativi ha dovuto declinare l'invito. Pensiamo a certe scivolate, a certe bucce di banana, diciamo così, prese dall'assessorato. Penso per esempio a quella, consentitemelo, cavolata della pizza, non so come si chiamava, non ricordo bene il nome, sulla rotonda del... La pizza del, napoletana, pizza, che praticamente... Non ricordo bene Pizza Town è un ottimo locale, non c'entra, è un'espressione... comunque che ha determinato appunto a non ricordo bene il nome, comunque ci siamo capiti sulla rotonda del lungomare, questa estate verso settembre se non erro, è giunta una vasta quantità di pizzaioli napoletani, ci fa piacere, dobbiamo chiaramente interfacciarci con le diverse culture, però poi non c'era spazio per i tarantini. Per non parlare poi di scontrini, stendiamo un velo pietoso, in cui la legalità non veniva affatto rispettata. Quindi voglio dire, ben venga lo scambio e l'integrazione con altre realtà e altre culture, però vi sembra normale che a Taranto ospitiamo altra gente, altre professionalità e poi non c'è spazio per i tarantini? Mi sembra una caricatura. Quella è stata un'occasione che praticamente ha fatto capire all'assessore che una mancanza che andava dall'aspetto sanitario, che era importantissima,
da quello che era l'aspetto fiscale, ma Pizza tante, Village. Pizza Village. Che praticamente ha capito che ha fatto un grande sbaglio. Un grande sbaglio che anche altre figure politiche gliele hanno sottolineate. Noi abbiamo vissuto con questo assessore una serie di momenti e tavoli che abbiamo portato avanti. Io ricordo il 13 di agosto che stavo in assessorato con lui facendo una scaletta di quelli che potevano essere una serie di interventi o richieste da parte della Confcommercio su delle priorità. Priorità dove sottolineavo il fatto che, siccome ce ne sono tante, per evitare di non riuscire a portare a casa nessun obiettivo, prendiamone una alla volta, portiamo un esempio, prendiamo un problema e cerchiamo di risolverlo. Ultimamente, con la sua, diciamo, riconferma in questo settore qui, abbiamo riportato esattamente le stesse cose. Cose che, non per ultimo, il piano dei Deor, che ha vissuto in questi ultimi giorni delle vicende giudiziarie che purtroppo si vanno ad aprire nel momento in cui c'è una vacatio legislativa che non ha ancora oggi regolamentato un qualcosa. Ci sono però che... tanti due pesi e due misure, perché poi quando certi casi eclatanti all'improvviso vengono sanzionati, ed è giusto che sia così, sì, uno si domanda, sì, no? Scusate, ma finora avete dormito? Avete chiuso gli occhi perché dormivate o avete chiuso gli occhi perché vi conveniva chiuderli? Diciamocelo apertamente, perché anche un cieco vedeva certe abnormità. Lì noi non vogliamo entrare nel merito, perché allora andiamo a c'era una colpa, o c'era una colpa grave, sì, esatto, una negligenza grave, o c'era la malafede, e mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico. O c'era una malafede o c'era una colpa grave, e la colpa, per la colpa grave, la colpa lata, si chiama in termini giuridici, si paga, perché non è una la classica colpa, negligenza, imperizia, imprudenza, è un mattone, un chiancone che si vedeva. Questi sono gli aspetti che sempre chi deve controllare, chi deve dare un permesso, è chiaro che deve essere lì a valutare di volta in volta quella che può essere la richiesta. E comunque quando c'è, ripeto, un aspetto giuridico che è lasciato in maniera aperta all'interpretazione, si va a capire che una mancanza di chiarezza praticamente lascia questi spazi a chi poi deve portare avanti un progetto. I progetti che poi vengono fatti da commercianti che investono, per cui lo stesso commerciante che vuole investire vuole la chiarezza su quello che si deve fare e come si deve fare. Anche perché realizzare una struttura, poi a un certo punto dire devi questa smantellarla, non va bene. Esatto. E io ho investito 20.000, 30.000 euro e che li ho buttati al vento? Esattamente, anche perché quelle sono strutture importanti che hanno un costo importante. Però se c'è una mancanza di questi dirigenti che a volte, no, possono lasciare questi spazi, diciamo, un attimino vuoti, queste zone d'ombra grigie, esattamente, e lì è importante. Ripeto, ci sono situazioni un po' particolari, anche perché poi non vorremmo che in questa città chi amministra e chi esercita il potere in senso lato si facesse forte con i deboli e poi fosse debole con i forti. Così non va. Bene, e allora proseguiamo il nostro giro. Andiamo da... Prego, Giri. Una sfida al dottor Deri. Il mio mandato dura ancora 3 anni, 3 anni e mezzo. Se alla fine del mio mandato, se alla fine del mio mandato avete costruito il Silos, io vi pago la cena a tutti quanti. Speriamo. Sono convinto che non lo farete mai. Un buon auspicio. Ecco, le risorse del progetto viene, ecco, è intorno ai 2.600.000 euro. Ecco, però mi ha detto, sì, la cosa dei baraccamenti cattolici. Io ci tenevo a dire questo, giusto il puntare alto e via scorrendo. Però noi abbiamo fatto, quando abbiamo avuto queste aree demaniali sul sito del comune, il cosiddetto laboratorio delle idee.
Quindi abbiamo raccolto nei vari incontri che abbiamo fatto, e anche il dottor Giangrande o Leonardo, visto che lui mi chiama il maestro. Siamo amici, ci possiamo chiamare per nome. Lo ringrazio, non l'ho ringraziato anche prima, perché ho fatto l'intervento. Ci sono invece altre persone che vogliono essere chiamati a tutti i costi cavaliere. Ah sì? Sì. Pensate, pure il mio barbiere è diventato proprio cavaliere. Proprio tu lo sai per la mia estrazione. A qualcuno, già i brevi mi sono. A qualcuno, no, ma non era il cavaliere Berlusconi. Sono cavalieri, però più o meno della stessa altezza. Vabbè, andiamo avanti. Ci siamo noi fatti altri nemici. Abbiamo fatto il laboratorio delle idee, dove abbiamo raccolto tutte quelle che erano le richieste che sono venute dalle diverse associazioni, di categoria o meno. E quindi quello che era uscito fuori tra le esigenze che venivano dalla cittadinanza era quello di trovare, così come era originariamente il CRAL, no? Cioè, abbiamo voluto lasciare proprio la sua origine, che era quello dello spazio del tempo libero, quindi dello spazio ludico, ricreativo e via discorrendo. Ai non più giovani, diciamo anziani, media età, diversamente giovani, diciamo così. Perché lì c'è il bocciodromo, ci sono delle strutture anche per giocare a carte, per giocare a dama, scacchi, c'erano tutte queste strutture che stanno nella parte che ristrutturerà la ASL, mettendo fondi capitali della 4 milioni e mezzo di euro, e l'altra parte, diciamo, dove sta il teatro, la zona riservata ai giovani, quindi spazio per il teatro, che doveva essere un insieme sia di attività musicali che arti figurative. Abbiamo pensato che ci potevano essere le piccole botteghe artigianali per quello che ci è stato chiesto, no? Quindi pensare a queste due aree divise dal parcheggio. Certo, noi abbiamo chiesto, per esempio, che sarebbe stato l'ottimo di avere anche la caserma mezza capo, quindi abbattere quel divisorio che c'è finito dal parcheggio e avere quel quadrilatero immenso. Allora lì sì che con la fantasia si può spiazzare. Per completezza di informazione, la Marina Militare non ce l'ha dato perché sono stati fatti dei tagli alla Marina Militare, così ti dico pure dell'isola di San Paolo, che non ce la daranno mai perché... Dovete prendervela voi. Quella è ancora in proprietà della Marina Militare. Ce l'ha nei beni dismettibili all'Agenzia del Demanio, ma non lo farà perché a livello romano hanno detto che là devono fare cassa. Okay. Il Ministero della Difesa deve fare cassa, che la vogliono vendere. Okay. Quindi quella zona lì abbiamo chiesto, non ce lo danno perché ci sono 200.000 euro per ristrutturare Maricentro, dove dovevano andare i 250 Deri. Dipendenti della caserma. Bene, così. Pubblicità e poi la conclusione. Geri e Marcello Perri, e un pensiero finale di Giangrande. Pubblicità. E allora, rieccoci in studio, ultima parte dedicata all'analisi delle problematiche del borgo con Commercio Taranto. Giovanni Geri, i pensierini buoni e i pensierini cattivi della sera. Io i pensieri buoni vorrei tanto che lo Stato ci abbassasse la pressione fiscale, che è molto alta, che non riusciamo a mantenere. Quindi sarebbe ideale per noi che scendesse questa pressione, e potremmo anche assumere gente, non che lo Stato ci promette di assumere dei ragazzi a 6 mesi con le garanzie regionali, che poi questi ragazzi non prendono manco più lo stipendio della regione perché non ci sono soldi. Quindi pertanto vorremmo invece che, così facendo, potremmo benissimo formare questi ragazzi, assumerli e potersi tenerli anche più in là. Questo è importante per noi. I pensierini cattivi li abbiamo cattivi, già detti. Ce ne abbiamo tanti. Per un po' fermiamoci. E allora, Marcello Perri, si faceva a scuola, tema libero. Mi lascia esprimere un desiderio, un augurio. Certo. Però lei deve guardare in favore di telecamere, se no non la vedono e il pensierino non arriva. Le anomalie, i problemi della città ne abbiamo sciorinate tanti stasera. Ormai non sono stati fatti, oppure non ci si può poi tornare indietro. Io mi auguro che almeno noi abbiamo un anno di consigliatura ancora, mi pare più o meno, che l'amministrazione possa recuperare in parte quello che non si è fatto. Ne ho dei dubbi, però. Me lo auguro, è un auspicio e un desiderio. Ma la cosa più importante che io mi auguro è un auspicio, un desiderio, lo dico prima a me stesso, che alla prossima tornata elettorale ci possa essere
una scelta valida, migliore, perché questa città ha delle belle menti, ha tante capacità da mettere in campo. Non si offenda il consigliere Deri, perché anzi a lui abbiamo fatto dei complimenti non solo per la presenza ma anche per l'impegno che ha dato in questo arco di consigliatore. Mi auguro che si possano mettere in campo le più belle menti, indipendentemente dal colore politico, indipendentemente dall'appartenenza di colore, perché oggi specialmente nelle amministrazioni comunali e locali conta le persone. Trasparenza, rispecchiare, per poter scegliere al meglio e per avere almeno un inizio. Anche perché io dico, non stiamo parlando di temi grandi e ideologici o ideologizzati, come possono essere le unioni civili, come possono essere altre problematiche. Non dobbiamo, qui stiamo parlando della vivibilità urbana, del territorio, dobbiamo pensare un teatro, la cultura. Un minimo, e dobbiamo evitare la fuga dei cervelli. Giangrande, così siamo al momento proprio finale di questa parte con Confcommercio, il discorso della legalità e dell'abusivismo. Taranto è diventata una terra di conquista. Quando io dico che è diventata la nuova Forcella, è la verità, perché c'è poco da dire. Qui il fenomeno dell'abusivismo va drasticamente combattuto. Al di là dei vari tentativi, c'è il centro Umbertino, c'è Via d'Aquino, che tutti i giorni, ma in particolar modo durante le feste, diventa proprio una fiera dell'abusivismo. Allora, non devono esistere i dritti e i fessi, non devono esistere i fessi, tra virgolette, che pagano le tasse e poi a 10 metri ti trovi il presunto dritto che ti vende le scarpe taroccate, contraffatte. C'è un discorso di, ovviamente, responsabilità della Polizia Municipale, ma non sarebbe ingiusto lasciare solo la Polizia Municipale. È un discorso che deve essere fatto a 360 gradi con un'azione sinergica di tutte le forze dell'ordine. Tutti camminano in Via d'Aquino e tutti sanno che lì c'è l'illegalità. Ma noi su questi argomenti siamo stati sempre presenti, molto attenti, noi anche a livello nazionale. Sono ormai da qualche anno facciamo la giornata della legalità. Per noi è fondamentale e importante, perché ritengo che difendere un'attività legale significa tutelare sviluppo e occupazione. E in più c'è un'altra considerazione, che tutelare le attività sono certificate, che hanno un numero civico, significa capire chi c'è dietro, capire le persone che stanno dietro, capire tutto ciò che in quella azienda c'è. Quello che è illegale è incontrollabile, e quindi le attività, perché qui c'è anche una beffa, fra virgolette, se mi consente, c'è un problema serio, cioè che chi è abusivo è competitivo sul mercato e per certi versi il consumatore lo apprezza. Concorrenza sleale. Quindi parliamo di concorrenza sleale. Dovrebbe sapere però il consumatore, qui l'appello in primo luogo al consumatore, che quando va a comprare prodotti i cosmetici ma qualsiasi cosa, perché se parliamo di quello che dicevi prima, cioè in Via di Palma e in Via d'Aquino, quello che accade, parliamo lì poi di un'economia, retroeconomia del sommerso che fa paura, quindi illegalità a 360 gradi, quindi tutta la non tutela dei lavoratori, la sicurezza, non sicurezza del prodotto, flussi di denaro che vengono messi su canali paralleli, cioè tutto un sistema dietro di illegalità che dati dicono di 120-130 miliardi di euro, alcuni addirittura 200 e passa miliardi di euro di sommerso, cioè parliamo di cifre che rappresentano il 10% del nostro PIL, no? Per certi versi, voglio dire, stiamo parlando di numeri impressionanti. Se parliamo dell'abusivo che sta all'angolo, che vende ortofrutta, e che il consumatore va lì e compra, è un problema, perché chi ha un posto e c'ha un numero civico è penalizzato due volte. Primo, perché non può competere con quel mercato di quell'abusivo, perché quelli non pagano nulla. E chi invece ce l'ha con numero civico, un posto fisso, con un'azienda all'interno, deve pagare le tasse. Ma quello che non considera il consumatore è che con le tasse che paga l'imprenditore o chiunque, gli vengono consentiti un insieme di servizi.
opinabili poi la tipologia dei servizi, se sono di qualità alta, bassa o media, ma comunque paga la sanità, paga la forza pubblica, paga, cioè paga tutto un insieme, ecco, di cose. C'è poi un altro problema, e concludiamo veramente, l'invasione cinese. Non è razzismo, noi siamo aperti, per carità, a ogni tipo di cultura, l'importante è che chi viene da noi, questa è la mia opinione, si comporti in maniera civile, democratica, rispetti le regole, e la diversità è una ricchezza, è un valore aggiunto. Però c'è questa situazione. Sì, ma anche questo, io mi ritrovo col tuo pensiero senza nessun problema, perché il problema di fondo di queste attività è che ogni due anni cambiano. Quindi è difficile andare a trovare la tracciabilità di queste persone. E quindi quando stanno sul mercato è difficile che tu, il tempo tecnico che si sono immessi, i due anni passano velocemente, cambiano, quindi tu comunque hai perso la tracciabilità. E questo è il vero dramma di queste attività, che di conseguenza non ti consentono di fare un ragionamento che viene fatto invece con tutti coloro i quali hanno un'attività e anche una storia dietro, perché poi, come dico sempre, quando si chiude un'attività non è come quando si apre, cioè sono due momenti diversi. Quando si chiude una storia, un dramma. Se chiude bene, si chiude una storia e si perdono posti di lavoro. Quando chiude male, per tante ragioni, si perde dietro e si tira dietro un insieme di cose. Quindi il controllo di queste aziende lo devono fare, perché noi riteniamo fondamentale e importante che la concorrenza deve essere uguale per tutti. Chiudo. La cosa che purtroppo io noto, e che in tante amministrazioni noto, e che mi auguro che invece mi venga smentita, ma fino ad oggi non è stato così, è che la cultura del è meglio che fanno quello che non facciano altro, parliamo degli abusivi in questo caso, cioè meglio, ma che piuttosto che andare a fare gli scippi, che più fare altro, capirci. Questa è una cultura che è perversa nel suo pensiero, ma che procura danni alle imprese serie. Bene, questa parte relativa a Confcommercio termina qui, allora andiamo subito a ringraziare il padrone di casa, tra virgolette, Leonardo Giangrande, ringraziamo il vice presidente di Confcommercio con delega al commercio, Alberto Mosca. Buonasera. E ancora ringraziamo Marcello Perri, presidente degli orafi di Confcommercio, erano alla mia sinistra. Alla mia destra ringraziamo il dottor Ernesto Deri, consigliere comunale di Taranto, presidente della commissione bilancio, nonché componente della commissione attività produttive, Giovanni Geri. Buonasera Deri. E grazie per la sua schiettezza, perché lei è uno della maggioranza che ci mette la faccia e che dice quello che pensa. Altri consiglieri di maggioranza, altri assessori, mi riferisco soprattutto all'ala a certi rappresentanti del PD, sfuggono rispetto alle responsabilità politico-amministrative. Ma nessuno deve sfuggire, perché tra un anno si torna a votare. Non interessa di chi fa. Appunto, no, noi vogliamo risposte, non aggrediamo nessuno, vogliamo solo risposte, basta. Dove è possibile fare, si appunto fa. Ringraziamo Giovanni Geri, presidente di Federmoda. Buonasera a tutti. Dulcis in fundo, ringraziamo un giovane agguerrito rampante che apprezzo molto, Salvatore Cafiero, presidente dei giovani, giovani imprenditori di Confcommercio. Ora stabiliamo chiusa questa parte un cronoprogramma, per così dire. Intanto vogliamo dare spazio a dei giovani, perché abbiamo parlato di giovani imprenditori. Io ho avuto modo di conoscere due ragazzi, che sono Joseph Di Mauro e Anna De Vincentis. Questi giovani hanno una ventina d'anni, qualcosa anche di più, e che hanno avuto il coraggio, la forza di intraprendere un'attività commerciale. Parliamo di un'agenzia di viaggio. Non voglio fare propaganda, perché è un'ottima agenzia, come ce ne sono altre, ma io ho voluto, vorrei che questo spirito di iniziativa, questa capacità di mettersi in gioco, questa forza che hanno avuto, la mettessimo in campo tutti, soprattutto i giovani, piuttosto che prendere l'aereo o il treno e andare via. Questi ragazzi, questi giovani, che sono dei piccoli grandi imprenditori, lo dico, e che sono d'esempio, hanno lanciato una realtà, è un monito. Io ho avuto il piacere di stare con loro una vacanza a Londra, ora manderemo anche un video così simpatico, giusto per sdrammatizzare, ma il messaggio che io voglio lanciare è quello di non mollare mai, quello di insistere, di lottare sul nostro territorio. Vediamo allora questo video simpatico girato a Londra. Sono pochi secondi, ma all'insegna della simpatia e della voglia di credere.
Beh, questo è uno sketch, un 30 secondi particolare di Polifemo. Siamo a Londra, beh, siamo usciti da Taranto, dalla sua provincia, insieme alla Johan Tour di Joseph Di Mauro e Anna De Vincenti, che secondo me è la migliore agenzia di viaggi di Taranto e provincia. Esageri, esageri. Dono della verità, via Oberdan 65, siamo qui a Londra a vederci le bellezze di Londra, a stare insieme all'insegna dell'amicizia. Si vede il Big Ben? Si vede, si vede. E si vede anche la ruota panoramica, l'occhio di Londra, dell'Eye di Londra. Beh, voi che mi dite, Joseph? Siamo contenti di averti qui, avere tutti loro un quarto del gruppo, però dai, non ce l'abbiamo fatta. Allora, sono stati dei giorni meravigliosi, ci stiamo divertendo, ma anche stiamo faticando, camminando molto, però Luigi, cosa puoi dire di questa città? Sei tu che è bellissima, è bellissima. E voi cosa dite? Beh, viva Londra, viva la Johan Tour, viva tutti noi.